Allora, la prima cosa importante è quella di recarsi sul sito ufficiale del parco, biglietti e abbonamenti, e cliccare su Abbonamenti 2018. A questo punto mi viene chiesto quale abbonamento voglio acquistare. Nel mio caso faccio un esempio, l'abbonamento VIP. Acquista ora. Si apre un'ulteriore pagina dove mi viene chiesto: sono un nuovo abbonato o sono un abbonato del 2016-2017 che vuole rinnovare? In questo caso voglio rinnovare il mio vecchio abbonamento. Qua sotto dovrò inserire il codice abbonamento che si trova dietro l'abbonamento in questa sezione che vedete segnalata e dopo il vostro cognome. Facciamo un esempio e cognome, in questo caso Rossi. Cliccate sul pulsante Continua. A questo punto mi viene chiesto quale abbonamento voglio acquistare. In questo caso io scelgo il VIP Family, potete scegliere quello che volete. Clicco su Aggiungi. Posso anche rinnovare un altro abbonamento, per esempio di un amico, di un familiare, mettendo sempre il codice abbonato e il suo cognome. Dopodiché clicco su Continua. Qui ci vanno i dati della persona che si vuole abbonare, compresa la foto, in questo caso è già caricata, altrimenti ho la foto da caricare, scegli immagine, mettete la vostra foto, la salvate. Accettate tutte le condizioni, salvate, proseguite cliccando poi su Continua. E qui invece dovete inserire i dati di chi sta acquistando l'abbonamento, quindi non i dati dell'abbonato, li avete già inseriti nella pagina precedente, ma di chi effettuerà la transazione online per il pagamento.